La prossima partecipazione di Giorgia Meloni al Consiglio europeo, prevista per il 26 e 27 ottobre a Bruxelles, è preceduta da un importante sviluppo riguardante la ratifica del Trattato del MES in Italia. L'attenzione si è concentrata su una lettera inviata da Pascal Donohoe, presidente dell'Eurogruppo, al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Nella lettera, Donohoe ha espresso l'importanza di finalizzare la ratifica del Trattato del MES in Italia per il bene dell'intera Eurozona, evidenziando che l'Italia è l'unico paese che deve ancora completare questo processo. La ratifica del trattato rappresenterebbe un passo significativo verso un'unione bancaria più solida e un'unione economica e monetaria più completa. Questa situazione ha riacceso il dibattito in Italia sulla ratifica del trattato del MES, un argomento complesso per il governo attuale. Mentre alcuni partiti di opposizione hanno sollecitato una rapida calendarizzazione per la ratifica, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha cercato di evitare il tema dichiarando che il MES non sarà oggetto di discussione al Consiglio europeo. Tuttavia, la questione è ora aperta e alcuni partiti politici come il Partito Democratico, Azione e Italia Viva stanno facendo pressione per accelerare il processo di ratifica. Allo stesso tempo, esponenti di Europa stanno presentando una risoluzione per sostenere la ratifica, sottolineando l'importanza di aderire al trattato del MES nell'interesse di tutti i paesi dell'Eurozona. Mentre la maggioranza governativa è divisa sull'argomento, il leghista Claudio Borghi ha elogiato Meloni per la sua resistenza alla ratifica del trattato del MES, evidenziando le preoccupazioni sulla firma precedente di Giuseppe Conte. La situazione rimane complessa e di grande interesse per il futuro dell'Italia nell'Unione Europea.